Tutto pronto, siamo di nuovo in Elite League, nella primissima settimana della 22esima edizione dello Sbordone League. Alla mia destra gli FC Enigma di Dario D'Angelo, alla mia sinistra in maglia rossa l'Ajax di Luca Lecce, alla loro prima uscita ufficiale in questa stagione. L'Ajax ha disputato un'amichevole 7 giorni fa distruggendo i team vergini, tra l'altro spaventatissimi, non hanno confermato la squadra nella Major League in cui dovevano essere inseriti nelle 10 squadre di Major. Non ci sarà la squadra di Cosimo Fusco. Vediamo un po' formazioni. C'è un ragazzo nuovo, quello lì col cappellino, scivola, sostituisce Mattia Prisco rispetto all'amichevole giocata una settimana fa. Luca Lecce a disposizione dei suoi, il capitano. Come si chiama il ragazzo nuovo? Non me lo ricordo. Un amico di Loreto, dici? C'è sicuramente Andretta in porta, Loreto al centro, ai lati, Muzzico. E sembra una difesa a due? No, Castaldo gioca terzino, Luca? Chi gioca terzino destro, giusto per? Non è una difesa, terzino, a due. Difesa a due. Quindi il ragazzo nuovo con Loreto. Centrocampo foltissimo, Muzzico, Dauria, Iacolare, Castaldo esterni, in avanti Andretta. L'altro Andretta. Casacche. È un po' un mix tra lo Sporting Lisbona, che partecipò alla 19esima edizione dello Sbordone League. Ci sono i belli dei nonno di Aprè e D'Angelo. Ma c'è anche Morabito, no, Pugioni, degli ex campioni di Major Machinet. È l'unico giocatore campione di questo girone che è rimasto, perché poi i Machinette non si sono iscritti in questa stagione. Campanino in porta, esordio per lui nel nostro circuito. Aprea al centro, ai lati Barca e Tokito Maione, interno D'Angelo, mezzali Nevano e Pugioni in avanti. E c'è Pagano come terminale offensivo degli FC Enigma, che è un gran ritorno tra l'altro quello di Pagano, che ha militato proprio con Pugioni l'ultima volta in una compagine sbordoniana. E allora, in contemporanea, altro match in Elite, si sta giocando Bragantino Red Blood. Bragantino che detiene il titolo della 21esima edizione, ha trionfato 14 giorni fa in finale di Champions contro l'Italia. Qua c'è una punta proprio di Pagano. E il lancio lungo di Andretta. Occhio a questo meteorite che rimbalza a terra e si spegne fuori. Allora, i risultati di Elite di questa prima giornata fino adesso: due match in contemporanea ora, si chiuderà proprio con un match di Elite alle ore 22, Wimbledon-Napoli, mentre Nevano scatta in pallo Andretta. Liverpool-Italia, ha trionfato l'Italia, l'altra finalista dell'ultima edizione, 4-1. Ed è stato l'unico match di Elite di giornata. Nevano legge questo passaggio orizzontale, scivolata di Loreto sul pallone. C'è Spena a disposizione, cioè, o meglio, fuori al campo ad accompagnare i suoi, indisponibile per questo match. Aprea lascia la raccolta di Campanino. Maione. D'Angelo, triangolo con Pugioni, ancora per il cross di Maione, tocca dietro Barca, sinistro di Nevano, murato da Loreto, sterzata su Castaldo, di nuovo per Barca, cross, Muzzico, angolo. Ultimi due giri di orologio di questo round numero 1, 13 appuntamenti in programma dei 15 del calendario della prima giornata, due verranno poi inseriti nelle partite da recuperare. Non si è giocato alle ore 23. Palla imprecisa qui. Aprea, Tokito, in avanti. Pagano. Muzzico su di lui, c'è fallo di Pagano, Muzzico, vediamo un po'. Fallo di Muzzico. Eh sì, punita la prima casacca che si allarga sul
sulla mano sinistra di Muzio che tira la casacca e passa avanti all'uomo. Giusto il fallo e la punizione per gli FC Enigma. Poi Dario D'Angelo ci spiegherà il nome della compagine, ma è lui il capitano, tu non sei manco convince, giusto Ale? Finta, Tokito schiaccia troppo. Barca con le mani, spizzata di Nevano fondo. Andretta gioca centralmente per Dauria, Loreto poggiato dietro, lungo, Andretta pizzica, Iacolare rincorre Tokito, poi Pagano, Pugioni, apre, direzione Barca, che trova Nevano, buona la trama, sinistro Andretta, e poi fondo, entra capitano Luca Lecce, esce proprio il... nuovo acquisto che a quanto pare si chiama Carlo. Come detto, Carlo Fermarillo. Castaldo, che detiene il titolo di miglior centrocampista di questa Lega, punta con i Baretti nell'ultima edizione. Tutte vittorie per il loro gruppo. Pagano per Nevano. Sinistro Andretta fa una gran parata, non era facile, poi... Dauria prova a campo aperto a servire Iacolare, campanino in presa e servizio verso Barca che gioca di prima, una grandissima palla per Tokito che alza in cielo questo pallone, Pugioni raccoglie, Mancino fuori di nulla. No, mica giochi veramente contro di me, ti stavo chiamando io a te. Castaldo rientra, Barca ruba, poi scontro qua con Lecce che in qualche modo ruba questo pallone, Barca lo pizzica, rimessa laterale, è un ex Hiroshima San Frecce storico, Marco Cesareo, che... ma è acquisto fisso, scusi. Io noi oggi siamo a pezzi, una marea di defezioni, Capulli con la febbre, siamo... ma che è Capulli? Quello è il mio perno portante. Castaldo con tunnel, via su Barca, destro, campanino, gran parata. Ma non aperta, respinge questo pallone che poi arriva a Tokito che sale un po' e va da Pugioni. Subito per Pagano, controllo e passaggio verso D'Angelo, sbaglia la conclusione. 0. Sei pazzo, Pagani, sterza, bombone, fondo. Lancio lungo per Andretta da parte di Loreto. Andretta controlla, Barca gli sradica il pallone dai piedi. Il fallo di Andretta. Barca, tutta di là per Maione. L'asse a 3, Barca, Tokito, Nevano, grandi acquisti nel Napoli United, nel campionato del CSA 11, per chi non lo sapesse. Lecce, ruota, c'è fallo. Castaldo, con te passi, Mancino che rimbalza a terra, campanino fa un'altra gran parata. Difficile interpretarla, eh. Vabbè, qua siamo tre perché io mi sdoppo. Parte un cross di Lecce, Pugioni di testa mette fuori, Iacolare anche di testa prolunga per Dauria, che prova a rientrare, poi scivolata di Pagano, Pugioni che si trova questo pallone tra i piedi, scherma Iacolare. Ed FC Enigma che sta tenendo testa molto bene, è una delle compagini che comunque ai nastri di partenza registra al suo interno tra i migliori giocatori del nostro circuito. Alcuni prelevati quasi con la forza da Luca Lecce e da altre compagini come Castaldo. Prelevato nelle premiazioni della scorsa edizione. Con un colloquio durante proprio la cerimonia. Parte un tiro di Castaldo, la palla si impenna, campanino sgonfia e blocca in due tempi. Barca. Aprea. Lancio lungo, Loreto di petto, direzione Lecce, però un po' impreciso. Arriva, arriva. Era buona Ale, era buona, un po' meglio. Oggi versione accompagnatore, spena per un infortunio. Purtroppo ci tocca ogni tanto, essere umili. Parte un cross, Andretta blocca questo pallone, scattato
l'altro Andretta, credo sia il fratello, copertura di Aprea, poi Barca, pressato, gioca lì in mezzo, Puggioni controllo e bomba, fuori. Aprea, lancio da questo lato per Nevano, che mette giù e cerca Pagano, poggia bene. Barca tutta dentro, testa di Muzzico. Tochito con le mani. Va forte in mezzo, lunga per tutti, non per Andretta. Stanno arrivando le compagini che giocheranno l'ultimissimo match di questa serata, mentre Iacolare devia, Campanino si allunga e devia la sfera. Dicevamo, Napoli-Wimbledon, l'ultimo match con occhio a due compagni di Loreto, il Chucky Naviglia e Tony R, ex compagni nello Sbanditos, squadra in cui militava il centrale della difesa di Luca Lecce. E palla per Nevano, che recupera Lecce. Chi vuole uscire, rientra, no, bestemmione, occhio, Luca Lecce impazzito. C'ha i nervi tesissimi perché sa di essere una delle squadre pretendenti al titolo, un po'. Ah. Occhio ad Andretta che cerca di servire, poi ai ai ai, scontro terribile con Aprea. Si è fatto malissimo, mi sa. Firma. Gioco fermo. Niente di... Sì, lo devi, una cosa che molto spesso senti tu, dipende da se fa qualche rumorino. Piazza Iacolare, piedone di Campanino, stiamo cercando di capire Aprea cosa ha fatto, ha girato il ginocchio sinistro anche nel video, si è potuto vedere sulla pressione di Muzzico alle sue spalle, frenata su, tutta sul ginocchio sinistro, sul piede d'appoggio, e un po' di mezza distorsione ed è costretto a uscire. Accompagnato anche da Spena, che probabilmente si andrà a mettere il completino per essere l'uomo in più dell'FC Enigma, che in questo momento sono in inferiorità numerica. Non hanno il cambio, una delle uniche volte in cui Belli De Nonno non girano, gli ex Belli De Nonno. Castaldo sul fondo. Campanino, Puggioni devono cercare di giocare anche col cronometro, i ragazzi ora in casacca gialla per attendere l'arrivo di Spena, che proverà a cambiarsi il più frettolosamente possibile, mentre c'è un possesso recuperato con Iacolare che palleggia, va in porta e sblocca il risultato 1-0, Iacolare migliore attaccante dell'ultima edizione per qualità del gioco espresso, per aver condotto il City fino alle semifinali del cammino numero 21 SL. Sfortunati ragazzi in casacca gialla, che appena perdono un uomo vanno sotto con il risultato. Iacolare per Castaldo. D'Ange, anzi Dauria, ancora Castaldo. Iacolare, ora con l'uomo in più possono diventare imprendibili ragazzi in maglia rossa. Muzzico pressato da Pagano e poi deve rincorrere qua, la palla è per i ragazzi in casacca gialla. Cioè della nostra squadra praticamente siamo pochissimi di noi. Come? Non so con chi, però ti dico la verità. Quando finisce questa gran palla di Castaldo per Totò Iacolare, che punta Tochito ma non lo vedo, e poi c'è un calcio per punizione. E dentro, rigore, dentro l'aria, intervento di Tochito. Grande viste! Sembra dentro, intervento di Tochito. È netto anche a detta di Puggioni, anche con Tochito che con l'arbitro. Iacolare, spiazza Campanino, 2-0 Ajax. A 0 per l'Ajax, che sfrutta appieno l'uscita di Aprea per infortunio. Il match ora in salitissima per gli Enigma, che avevano iniziato molto bene, avevano anche avuto parecchie occasioni, anzi almeno alla pari le occasioni tra le due squadre prima dell'inferiorità numerica. Puggioni, Barca,
di là, per Tokito, di testa. Poi c'è una rimessa. Andretta, l'impallo di Tokito su di lui, rimessa per gli FC Enigma. Mani di Tokito. Pagano vuole un fallo, poi va a contrasto su Castaldo, prende il pallone in pieno. Se non lo prendeva, lo alzava in aria. D'Angelo. Barca. Frustata per Nevano, che non può controllare. Sì, può essere. Pagano è scivolata su Castaldo. Iacolare che sale. Bombone! A fil di palo fa 3-0. Tripletta secca di Iacolare alla prima partita di questa stagione. Sta facendo abuso in questo momento. Si sta provando a spogliare un altro. In attesa di Spena ne hanno già presi tre i ragazzi dell'Enigma in credo 5 minuti. C'è un altro posto serrato. Iacolare in buca, Andretta. Campanino in uscita. Fallo su di lui. Nevano. Loreto di testa, la palla rimane là. Lecce di tacco, piedone di Barca, forse con fallo, così. Castaldo. Iacolare. Castaldo. Prova col mancino, fuori. Ce l'ha fatta Spena, però sai che già siamo 3-0 da quando c'è l'uomo in meno, assurdo, te la faccio. Sì, hanno preso 3 gol in 5 minuti, Checco. Ma è normale, un in meno difficile. E allora entra Spena, si riestabilisce la parità numerica. Si metterà credo in mezzo al campo, lì in mezzo. Lecce, sbaglia l'aggancio. Nevano. Per Tokito, la riesce a tenere in campo, rimessa per lui. Tokito, Puggioni, D'Angelo. Gol dei Red Bull, contro i Red Bull, mi sa che i campioni in carica stanno perdendo di più di un gol. Castaldo. Fallo su di lui. Calcio di punizione, batte Castaldo, rincorsa Mancino, campanino col piede. Primo tempo dice Marco Lanza. Primo tempo che finisce 3-0 Ajax, che sfrutta il momento in cui questa squadra qua subisce l'inferiorità numerica. Già siamo pronti per la ripresa, manco il tempo di cambiare campo. Andretta esce. Vabbè, vai. 3-0 il parziale. Tripletta di Iacolare. Caccia Castaldo. Bombone! Manona di Campanino all'angolino basso. Altra gran parata del portiere degli Enigma. E allora Campanino, c'è una spalla che entra e esce. Questo non lo sapevamo. E problemi ristabiliti anche per lui. Era rimasto giù dopo la parata di poco fa. Iacolare dentro per Castaldo. Fondo. È una situazione di gioco in cui io non ci metto proprio il naso. No, anche perché non ce l'ho passato. Non so se manco stavo tutto registrato a sinistra. Comunque, Iacolare, numeraccio in mezzo a due. Scivolata di D'Angelo, angolo. Questi atteggiamenti non mi piacciono. Chi? Cosa? Forte in mezzo e palla che passa su tutta l'area. Sono tutti lì.
Il pulmino del Wimbledon è arrivato. Capitan Iervolino, i campioni della Conference League conclusasi 14 giorni fa. Occhio qui, Loreto prestato a Nevano. Andretta va in raccolta e prende il pallone per le orecchie. Direbbe qualche mister dei portieri. Palla che viene data a Nevano da D'Angelo. Tacco a innescare Tokito, che prova in porta. Fondo. Caccia Iacolari invece non concede nulla. Vuole il poker, lo cerca, vola Campanini. E allora, altra gran prodezza di Campanino, che sta giocando veramente a un gran livello in questa sua prima apparizione allo Sbordone League. Rimessa per Barca, che va con le mani. Cerca Pagano, lecce in chiusura. Con le mani Tiziano, D'Angelo. Poi Tokito, va su. Scivolata di Lecce, non male, a intercettare quella linea di passaggio. Andretta per Dauria, si gira qui, Iacolari in corsa per Muzzico, che non si aspettava il tocco di prima intenzione del compagno. Con le mani lì in mezzo Tokito. Dauria, fallo su di lui o sì, su di lui, di Pagano. Castaldo per Iacolari. Che taglia il campo improvvisamente a 300 all'ora, invece poggia Castaldo, di nuovo Iacolari, duettano i due giocatori dell'Ajax. Andretta. Occhio perché Loreto è girato sul lato sbagliato. Non può ricevere questo pallone, lo butta fuori. Luca dietro, Luca. Barca per Pugioni. Sterzata di Tiziano. Capocannoniere dell'ultima Major League con 13 gol. Miglior centrocampista dell'ultima Major. Passaggio in Elite con i suoi Enigma. Fondo. Non so se l'ho presa la ruleta di Iacolari, che se ne va e porta la sfera al suo compagno a destra, che rientra, mette dentro petto di Muzzico. Occhio che può coordinarsi per una rovesciata. Ho sognato che la mettevi all'incrocio. Veramente l'ho sognata sta roba qua. L'ha presa con lo stinco e non si è mai abbassata la traiettoria. Oggi Luca in grandissima forma, in gamba. Castaldo che soffia il pallone all'avversario e fa 4-0. Castaldo. Ah, ti serve per la capocciata. Ma no, non ti mettere il ghiaccio in testa, che sennò mamma mia, sai, tutto la metà delle sinapsi che ha un comune essere umano, se le congeli pure quelle rimanenti è finita. Caccia Nevano, bombone, rete, 4-1, Alex Nevano con una frusta, buca Andretta, si rimette lì questo pallone. E allora caccia Castaldo, occhio perché si può anche giocare a chi segna dalla battuta diretta, palo esterno. Io sono bravissimo nel girare sulle traiettorie di palla, Alex. Se un pregio è un... Che cos'era questo qua? Tacco a volo di Muzzico, lezioso. Tokito con le mani. Siamo 4-1. Per l'Ajax sull'Enigma, che a parità di uomini se l'è giocata alla pari questa partita. Un gol fatto e uno subito. Senza la parità.
la differenza è stata di 3 reti. Il risultato infatti dice che i gol di scarto per l'Ajax sono 3. Diacolare contro 3, casacche gialle. Prova una ruleta qua. Tokito mette fuori. Loreto con l'ascia e punizione in 2. Ok, questo calcio di punizione, Fuggioni se la fa toccare, Andretta col piede respinge, poi allontana Loreto. Dario D'Angelo a contrasto con Iacolare, lo vince Fuggioni, allarga Tokito, corta questa palla per Nevano che riesce a mettere comunque la punta del piede, una mezza ruleta di Tokito per portare di nuovo la palla ad Alex, contrasto a vuoto di Andretta, palla che rimane lì, Castaldo se ne impossessa, inizia a correre, Barcaruba. Contro fisico, punizione, battuta in movimento, si ribatte, occhio a Barca, corta per D'Angelo, Tiziano, punizione, battuta con Tiziano che cambia lato, Nevano prova ad affondare ma si è allungato. Pizzicato da dietro Iacolare da Pagano, questo fa male mi sa, punizione, si gioca, si triangola qui, Nevano interviene per un attimo, Iacolare passa attraverso un avversario e poi destro-sinistro e poi improvvisamente sterza, punizione. Castaldo, campanino, chiude lo specchio. Vediamo un po', rimessa Ajax, sempre 4-1 il risultato, si va con le mani, cercato Andretta, piedone di D'Angelo, poi sbuca qui, Nevano, tocca per Pagano, fuori di nulla. Iacolare. Per Andretta dopo la deviazione di Tokito, ancora Andretta punta l'uomo, tocco centrale, imbucata e campanino su Dauria, non è finita, Castaldo doppio passo, serie di finte, rimessa laterale per l'Ajax, protestano i ragazzi in casacca gialla, non ho capito perché, mani di Castaldo, fuori tutta per Dauria, palleggio a Iacolare, palleggio per Muzzico che la tiene in campo. E poi c'è un pestone. Iacolare salta l'avversario nonostante mezzo distratto. Conclusione in porta, fuori di nulla. D'Angelo, Maione. Ancora Dario per Tiziano. 10 minuti alla fine di questo match. Occhio a questo pallone. Timido. Barca con le mani, pressione di Loreto su Pagano, non lo fa girare, rimessa per lui, mani di Loreto, svetta Tiziano, sbaglia la rimessa in questa occasione Loreto, Barca, palleggio di Fuggioni, ancora Tiziano, c'è una gamba altissima, punizione, palla per Nevano, gran controllo, rientra di sinistro, poi arriva Dauria e scherma, Tokito, di nuovo Nevano, si allacciano, punizione. Nevano, sinistro che passa in mezzo alla barriera, c'è stata anche una mezza deviazione, angolo. E allora batte Maione. Con traiettoria morbida Andretta, due tempi. Parte Iacolare, Andretta lo cerca, una palla molto centrale. D'Angelo prima che batta a terra, altro gol dei Red Blood sui Red Bull Bragantino, chissà quanto stanno. Nell'altro match di Elite, Muzzico al limite, Castaldo salta Pagano che lo rincorre, poi c'è un tacco, Muzzico di prima male. Poi grandissima rotazione di Dario D'Angelo lì. Tiziano, Fuggioni,
Dario, ancora Bugioni, apre qua, Maione, alza questo pallone, fondo, Dauria sul passaggio di Iacolare, va già Andretta, senza nulla, Campanino, Tokito, velo di Nevano, forse pizzicato, ma c'è il vantaggio perché la palla è ancora per i ragazzi in casacca gialla con Barca che sale a sinistra, cross, raso, Loreto devia, Iacolare ora un po' di campo, ma c'è anche Nevano che si è rialzato, palla centralmente per Castaldo, preso in controtempo Iacolare, Nevano si butta dentro, salta due avversari, perde l'attimo. E poi provano la ripartenza i ragazzi maglia rossa con Andretta che sprinta, c'è un rimpallo, raccoglie Iacolare, anche le mani, ancora Iacolare, scivolata di Dario che mette fuori Andretta, agganciato, punizione, reazione di Andretta, Iacolare sul muro, Muzzico sulla parata di Campanino, gran volo e gran tiro di Muzzico, poi Castaldo là, rimessa. Barca, Puggioni, tutto in verticale, chiusura di Loreto. Con le mani Tiziano, batte a terra Andretta, poi corta per Loreto, Castaldo tutto in avanti, Tokito di testa, poi Andretta, Castaldo, Dauria, Castaldo, interviene invece Dario, poi palla vagante, arriva Iacolare su questo pallone, parte un cross secondo, occhio all'aggancio il sinistro, ancora Campanino, poi Spena poggia a Tiziano, Nevano cerca la porta, raso terra, Andretta blocca, controlla il direttore di gara, il cronometro, non so quanto manca, ma credo ci stiamo avviando, 3 minuti alla fine, ci sente D'Angelo, sta dietro per Campanino, testa di Muzzico, Loreto pressato in avanti, fallo di D'Angelo, mani sulla schiena di Andretta, Iacolare con te i passi, due in barriera, forte e alta, Barca, Puggioni, passa questo pallone su Tokito, Nevano attacca lo spazio, Tokito sale un po', bombone sul primo, Andretta mette in corner, corner di Nevano, testa di Barca, fondo, qui fondo gestito male da Andretta che è servito Iacolare che comunque era già, aveva già l'uomo addosso, Tokito, Nevano, Iacolare se ne va bene dentro al campo, ancora Antonio per Castaldo, si gira, tocca la sfera al suo compagno, ancora dentro, blocca la sfera Campanino ma non in avanti, Andretta sul controllo, punta l'uomo, serve Iacolare, c'è anche Dauria che la vuole al limite, Iacolare la porta, la tiene sempre, porta spasso due avversari, poi pizzica la sfera Tokito, riesce quasi a dare il pallone a Pagano che lotta con Muzzico, numero di Pagano e poi c'è punizione, fallo di Muzzico. Giallo anche per Muzzico,
Tiziano due in barriera. Vediamo un po'. Il corsa di Tiziano. Mancino fuori. Triplice fischio di Marco Lanza. L'Ajax si prende il primo match di Elite League contro l'Enigma. Finisce 4-1. I tre gol proprio quando questa squadra qua era in inferiorità numerica. E andiamo a sentire Dario D'Angelo e Iacolari al termine di questo match tra Enigma e Ajax. Dario, numeri alla mano, affrontate una squadra che dirà tantissimo in questo girone tra le pretendenti al titolo, però voi avete perso questa partita quando c'era l'uomo in meno. I tre gol di differenza li hanno fatti con l'uscita di Aprea, non ha ancora sostituito la Spena, c'è tanto rammarico. Sì, sapevamo di affrontare una squadra forte, forse più forte di noi, però l'abbiamo impattata bene la partita, cioè è stata molto molto equilibrata. Poi purtroppo l'uomo in meno fa la differenza, ha preso tre gol. Una volta ci siamo rimessi in otto, siamo stati in partita sempre, però ovviamente. È vero, e questo farà, ci hanno ammazzati. Farà ben sperare per il vostro cammino in una lega superiore a quella all'ultima, con tante squadre fortissime. Sì, assolutamente, manca solo un po' di intesa. Complimenti a Dario, lo liberiamo, lo ritroveremo domenica prossima. Totò, da miglior attaccante, già fa tre gol, guida quest'Ajax in un momento in cui appunto c'era l'uomo in più, però i tuoi erano un po' bloccati lì davanti. In un momento di equilibrio hai fatto tre colpi tuoi e li hai portati tre punti in tasca, come per la felicità di Luca Lecce. E allora una dedica per i tre gol? I gol sono sempre per la mia ragazza, che mi sostiene sempre. Tutte e tre, fuori. Nemmeno uno. Tutte e tre. Qualcuno a Luca, se no, secondo no, Luca no. Senti, è una squadra fortissima, l'abbiamo detto anche nelle interviste dei test match. Mo giocheranno il Napoli di Naviglia, ex Lobos, il Bragantino mi sa che sta cadendo di là. È l'Ajax che può vincere questo torneo, secondo te? Ma se iniziamo come abbiamo iniziato questa partita, penso che non andiamo da nessuna parte, perché stavamo malissimo in campo. Grazie a... fortunatamente loro hanno giocato uno in meno per un po' di tempo e lì siamo riusciti a colpire, ma altrimenti era una partita molto dura. Dobbiamo avere più intesa tra di noi, che comunque la tecnica c'è, lo sapete tutti. Noi giochiamo partita per partita. E allora, complimenti Antonio. Lo liberiamo, lo salutiamo, tra pochissimo a C Wimbledon contro Napoli, che però le magliette del Napoli non ce le hanno proprio, Ma ste magliette del Napoli? Ma lei deve giocare, signore. Le magliette del Napoli dove stanno? Martedì arriva. Certo.